Amici? Amici? Siamo usciti solo 3 volte insieme e mi dici già che vuoi che restiamo solo amici? Non mi hai mai dato una possibilità e per questo... friggerai come una salsiccia! Non è che non mi piaci, è che, ecco, forse sei troppo buono, ecco tutto. Forse preferirei uscire con qualcuno un po' più imprevedibile. Ma cos'è? Questo non sembra il Lincoln Tunnel, Sam. Sembra una situazione di stallo marginalmente instabile, Max. Ah, ciò significa una pedata nel di dietro bianco e paffuto di qualche scienziato pazzo? Non vedo una ragione per il contrario. Sarete inutili, poliziotti privati! Con un colpo di questa leva la mia ingrata invitata a pranzo sarà ridotta in mezza tazzina di materia atomica disorientata! Sapevo che non era un vero scienziato. Che sia il caso di confrontare e sottomettere il presunto colpevole, Sam. Vomitagli addosso, piccolino. Oh, oh, ehi, bel colpo! Ah, eh? Non è un uomo vero, Sam. Posso tenere la sua testa come ricordo? Perché pensi che stia ticchettando? Quella non è una testa, Max. È una dannata, odiosa bomba d'orologeria. Andiamocene da questo losco postaccio. Come on! Buona idea, Sam. Forse possiamo gettare la testa da qualche parte mentre scorrono i titoli. Ti dispiace se guido? Se a te non spiace, che mi aggrappi al cruscotto urlando come una ragazza pompon. Sam, come on, è una vera parola? Arrivederci, Sam e Max. Non dimenticherò mai quello che avete fatto oggi per me. Impressionante sequenza di nomi importanti. Mi è piaciuta molto l'ambientazione inconsueta. Di cosa diavolo stai parlando, Max? Sam, o ci sono delle termiti che sgranocchiano il mio cervello, oppure uno di noi sta ticchettando. Ops, oh sì. Max, dove potrei mettere questo in modo che non possa fare del male a qualcuno che conosciamo? Fuori dalla finestra, laggiù ci sono solo degli estranei. Spero che non ci fosse nessuno su quell'autobus. Almeno nessuno che conosciamo. Pronto? Sì? 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 No, davvero? Bene, lo stesso vale per te, amico.
Un altro confuso rilevatore del censimento? Veramente era il commissario con un'altra delle sue missioni idiote e misteriose. Comporta la distruzione spregiudicata? Possiamo solo sperare. Data la natura arbitraria e delicata della missione, dovremmo incontrarci con un corriere giù in strada. Oh, sembra che la cosa si stia ferocemente complicando. Io! Contanti, mai uscire senza. Sì, e forse ci serviranno per ricattare qualche delegato parlamentare. Allora mi vuoi a pezzi, eh? Bene, beccati un pezzo di questo! Brutale! Ma molto realistico! Ed eccone un altro per il tuo vecchio! Ho il massimo rispetto per l'astuzia professionale di Flint. Per piacere, Sam, non usare la parola astuzia di nuovo. Atti gratuiti di violenza insensata sono il mio forte. Sei talmente adorabile, Max. Ehi là, piccoletto. Parli con me? Forse. Sei per caso un corriere cittadino travestito? Forse. Sei un poliziotto privato? Sì, ma non c'è bisogno che lo dica a tutti. A me sembra molto carino, Sam. Che ne dici se lo trasformo in racchetta da tennis? Forse più tardi, Max. Adesso dobbiamo recuperare il messaggio dal commissario. Ah, sì. Va bene. Scusate ragazzi, ho inghiottito gli ordini per sicurezza, ma adesso non riesco a farli uscire. Mi piacerebbe riorganizzare il suo metabolismo. Oh, mi fai venire un'idea! Secondo questi ordini sta succedendo qualcosa di bizzarro a Luna Park. Credevo fosse l'obiettivo. Forse dovremmo indagare quando non abbiamo nient'altro da fare, come quasi sempre. Devo andare al bagno. Sei il responsabile qui? Mi piacerebbe esserlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Vorrei comprare questo. Hai dei soldi? Certo, ecco. Desideri altro per oggi? È tutto. Altro? Il mio amico qui deve usare la toilette. Al diavolo la toilette, mi serve un gabinetto! È nel retro, ecco la chiave. Che raspa imponente attaccata a quella catena. Non c'è più carta igienica? No, è solo che abbiamo avuto dei problemi con furti di chiavi. Sono le più pulite di 9 con te. Le chiavi? Le toilette. Hai bisogno d'aiuto, amico mio? Credo di farcela da solo, Sam. Ora, c'è qualcos'altro che posso fare per te? Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa.
Max, sei confuso quanto me? Di più. Credo che dovremmo tenere la raspa. Probabilmente hai ragione. Nessuno si merita di usare un bagno così lindo. Bene, ecco tutto. Dannazione e maledizione! Non lo trovo! Adesso cosa faremo? E adesso prendiamo l'autobus e lo cerchiamo, idiota! Lo sapevo! Toglietevi di mezzo, bestie parzialmente svestite! Chi era quello? Non lo so, ma se non fosse per l'ambiente allegro di questo Luna Park, gli romperei le rotule delle ginocchia. Sei un piccolo diavoletto, Max. Fermo. Ehi, perché ci ostacoli? Mi spiace, ragazzi, siamo chiusi, non posso farvi entrare. Motivi d'assicurazione, lo sai. Tornerò. Non vedo l'ora. Fermo. Guarda un po' qui, ragazzo. Siamo della polizia privata. Ecco la nostra autorizzazione per essere qui. Adesso facci entrare prima che ti facciamo sostituire con una pompa di benzina. Devo farlo vedere al capo. Direi che potete entrare, ma fate attenzione. I Luna Park potrebbero danneggiare la vostra salute. Commento inutilmente enigmatico. Se li avessi avuti, avrei bagnato i calzoni. Tutto sembra in ordine qui. Sam, guarda là. Come osi chiamare le autorità senza prima consultarmi? Ecco, ho provato a parlarti, ma eri immerso nell'autocommiserazione. Sì, ma... Sono loro. Salve, io sono Shep Cushman e questo è mio fratello Burl. Benvenuti al nostro Luna Park. Quello che c'è rimasto. Io sono Sam, lui è Max. Proteggiamo selvaggiamente i diritti degli innocenti. Anche quelli crudelmente deformati come voi, signori. Lor signori, insomma. Bene, sembrate proprio i tipi giusti per risolvere il nostro piccolo problema. Venite da questa parte. Vedete questo blocco scongelato di ghiaccio? Come potremmo mancarlo? Una volta questo era la nostra principale attrazione. La tua attrazione principale era un blocco di ghiaccio? Non essere stupido! La nostra attrazione principale era un singolare... Autentico! Realistico... Piedone! In ghiaccio! Fammi capire bene, volete che noi ci scarrozziamo per tutto il paese alla ricerca di un piedone bagnato? Non ho mai scarrozzato prima, fa male? Ma Bruno ci deve essere restituito. È una stupida bestia brutale senza alcun senso del bene o del male. Ehi, chi non lo è? Inoltre, ha rapito la nostra seconda principale attrazione. Vuoi dire il blocco di ghiaccio? No, si tratta di Trixie, la ragazza dal collo di giraffa di Scranton. È scomparsa allo stesso tempo di Bruno. Possiamo solo supporre che l'abbia presa il mostro quando è fuggito. Direi che Max ed io potremmo ricercare i vostri mostri mancanti, ma avremo bisogno di mano libera a Luna Park per cercare indizi. Sì, e anche hot dog al mais gratis, così possiamo farci venire il mal di pancia. Nessun problema. Ecco un biglietto gratis per la giornata. Lasciate tutto a noi e quegli scherzi della natura vi saranno restituiti prima che abbiate finito di leggere il Corano. Non ha combattuto Godzilla? Thank you.
Ho vinto qualcosa! Ci sta perfettamente! Scusaci, ma abbiamo bisogno d'aiuto e malgrado tu ci sembri pericolosamente e cerebralmente inequipaggiato, ci rivolgiamo a te per un consiglio. Che cosa? Il mio collega ed io vogliamo fare un giro sul cono della tragedia. Proprio così? Abbiamo perso la voglia di vivere. Non dovrei, ma chi se ne frega. Sembrate due gentili mammiferi non litigiosi. Allacciatevi e attiverò il cono. Oh, mi sento tragicamente svuotato. Anch'io, come se una parte integra della mia propria essenza fosse stata strappata dal mio essere profondo. Facciamolo di nuovo. Forse più tardi, amico mio. Ehi, cos'è successo alla mia scatola di cianfrusaglie? Mi aiuteresti? Dipende, che cosa vuoi? Dov'è finita la mia fantastica robaccia? Deve essere caduta dal cappotto durante il giro. Eccoti una ricevuta, portala alla tenda degli oggetti smarriti. Mi aiuteresti? Dipende, che cosa vuoi? Cosa sai di Bruno il Piedone? E chi è che lo vuole sapere? Siamo della polizia privata in una corsa contro il tempo. E siamo scalzi per giunta. Tutto quello che so di Bruno è quello che mi dicono i Cushman. Bene, completamente inutile. Potreste provare il tunnel dell'amore, però. Si dice che uno degli amici di Bruno ci battesi. Oh, andiamo, Sam. Oh, sta zitto. Ciao. È stato bello. Santi numi tostati. Niente di personale, ma sei la cosa più brutta che io abbia mai visto. Ecco, c'era quella conferenza dei programmatori per computer. Hai perduto qualcosa? Ho perso un mucchio di robaccia fantastica. Sei stato senz'altro dotato di poteri psichici per compensare le tue ovvie mancanze fisiche. Brutto affare. Hai una ricevuta? Certo. Aspetta qui mentre cerco nel retro. Ecco, tutta la roba che abbiamo raccolto sul cono della tragedia oggi è tutta tua. Mi sento di nuovo intero.
potentissima calamita per frigoriferi che dice mondo dei pesci sul lato. Come ha fatto a finire qui dentro? Vuoi fare un giro nel tunnel dell'amore? Yuhu! Non si raccogli. Vieni giù da lì, Max. Perché? Guarda qui. Non mi raderò più. Non l'hai mai fatto. Chi sei? Sono Doug, l'uomo talpa. Voi chi siete? Io sono Sam. Lui e Max combattiamo il crimine. E ci piacciono le lunghe passeggiate lungo la spiaggia. Cosa volete da me? Sai qualcosa di Bruno il Piedone? Bruno il Piedone? Quello che potrei raccontarvi. Fermalo, Sam, ci racconterà una storia. Incontrai Bruno per la prima volta 25 anni fa a Saigon. E poi c'era quella volta che abbiamo fatto compilare il nostro 740 da un ornitorinco e... Zitto, per l'amor di Dio, chiudi il becco! Guarda, vogliamo solo sapere dove si trova Bruno adesso. Ah, non ho la più pallida idea. Forse dovreste parlare con mio zio. Tuo zio? Sì, mio zio Shuvol. A lui piacciono i piedoni. Quando ero un ragazzino mi raccontava delle storie sulle feste dei piedoni dove tutti i piedoni del mondo si riunivano e facevano delle danze da piedone. E... Fantastico, ragazzo. Dove possiamo trovare tuo zio? Non lo so, è scomparso dalla faccia della terra poco dopo aver aiutato a costruire la palla di spago più grande del mondo. Credo che potrei piangere apertamente. Guardate, mi sembrate due dritti. Oh, ma lo siamo! Sì, potrai fidarti completamente. Così se mi portate delle caramelle al gusto di pecan, vi darò la chiave della roulotte di Trixie. Inoltre vi dirò un segreto su come è scappato Bruno. Perché non dircelo adesso? Perché ho fame. Ecco, pensavo che ti sarebbero piaciute delle caramelle. Grazie, il pecan è il mio favorito. Ehi, sei un giusto! Prendi questa chiave come segno della mia gratitudine. Wow, questa è una gran bella chiave. Ok, Sam, filiamocela. Aspettate, ho una stupenda storia da raccontarvi. Falla breve, ragazzo. Il mio collega qui ha poca tolleranza per le storie lunghe. Bene, tutto iniziò il giorno prima di oggi. Mi ricordo come se fosse ieri. Non è molto risaputo, ma Trixie si era innamorata di Bruno. Tutte le sere si introduceva nel tendone delle stranezze e gli leggeva quello che lei credeva fossero i suoi racconti preferiti. Sembrava contenta per quanto può esserlo una mutilata parodia della natura. Ma non poteva mai essere contenta finché il suo adorato Bruno non sarebbe stato morto. Infine decise di fare qualcosa per il problema di Bruno.
ha supplicato Flambè, il lanciafiamme, di liberare il piedone dalla sua gabbia ghiacciata. Flambè ebbe pietà di Trixie e liberò Bruno. E la felice coppia non si vide più. Che storia stupenda! Ecco, questo dovrebbe far funzionare tutto di nuovo. Ehi, Max, vieni qui. Cosa? Guarda qui. Proprio così, poco dignitoso. Oh, mamma mia! Scheda punteggi dall'Emporio del Golf Alligatore a Rumi Pies in Florida. Ehi, c'è un favoloso costume qui dentro. Responsabile qui. Mi piacerebbe esserlo, ma dovrei fare altri 6 anni da Snacky You per poter gestire questo posto. Ma basta parlare di me. Cosa posso fare per te? Vorrei comprare questo. Hai dei soldi? Certo, ecco. Desideri altro per oggi? È tutto. Altro? Niente. Non puoi immaginare quante volte mi dicono la stessa cosa. Ehi, puoi aprire questo per me? Certo, non esiste barattolo che non possa aprire. Sento un rombo distante. Avresti dovuto pensarci prima di partire. Strano. Ah!
vedersi più di tanto, ma cosa ti ha fatto pensare di mettere insieme alligatori e golf? Ma non ci ho pensato per niente. Il fatto è che una volta questo posto era un campo da golf in miniatura. Poi nel 89 la palude ha inondato tutto il campo, inclusi i mulini. Prima che potessi capirci qualcosa, mi sono trovato con un campo da golf in miniatura, pieno di alligatori lunghi 5 metri. Odio quando capita una cosa del genere. A chi lo dici? Così ho creato sto campetto. Non lasci mai questo posto? Solo per dar da mangiare a sti gatori. A che ora è il pasto? Quando si ritrovano col cibo in bocca. Allora, che tipo di handicap hai in media un piedone? Piedoni? Non me fa cominciare coi piedoni. Ce l'avevo un piedone. Era la principale attrazione mia. Sto fiutando un tema qui. Gli dava alloggio, cibo. E come m'ha ripagato? Pezzi da 10 e da 50? No, se n'è scappato. Ha avuto una mano? Ecco, qualcuno gli avrà fornito qua la torcia all'acetilene per tagliare il bracciale protettivo intorno alla caviglia. Il bracciale protettivo? Ah vabbè, i ferri! Sai cos'è questa cosa? Una volta era il mio raccattapalle. Uno dei miei igatori si è magnato l'estremità. Finché non ne pio uno nuovo, devo raccogliere le palline dall'acqua coe mani. Non è un po' pericoloso? Guarda un po'. Non andare via. Ma dove che vado? Max, andiamo. E il proprietario non sa niente di quello che è successo al suo piedone. Così ha detto il signor Bumpus. Sai una cosa, Lee Harvey? Comincio a credere che enormi forze invisibili si siano alleate contro la mia ricerca dal piedone. Infatti. Infatti? Ehi, guarda, sono quei due. Cos'era quella parola, Sam? Misantropi? Sì, misantropi. Cosa sei tu? Il presidente del club capelli per persone basse? Questo è il signor Conroy Bumpus, famosa stella country e western. Vi suggerisco di mostrargli del rispetto. A me sembra una lucertola domesticata. E scommetto che la testa gli prude, con quel tappeto. Forse dovresti fare attenzione, piccola palla pelosa. Ah sì? Ho più capelli io sul mio sederino che tu su quella tua zucca vuota country. E va bene, ne ho abbastanza. Nessuno prende in giro i miei capelli. Stai fermo, lurido gattaccio pieno di pulci! Ecco, capo! Che cretino! Il suo 5 non è male. Che carini questi alligatori! Vi piacciono gli scarafaggi? Non puoi prendermi!
Non puoi prendermi! La musica country. Ehi, hai fatto un sentiero attraverso il laghetto. Accidenti, ce n'è voluto di tempo. Chiudi il becco, Max. Odio quel gioco. Sarà perché sei un giocatore mediocre? Sei un coniglietto irascibile oggi, non è vero? Sì? Allora perché non ci provi tu a stare in questa puzzolente cabina mentre io picchio a morte quei pesciolini indifesi? Forse dovrei soltanto lasciarti là. Ti ho mai detto quanto sei mediocre al gioco? Fallo di nuovo, fallo di nuovo! Sam! Ehi, cosa? Ho trovato un altro campione di pelo e pelliccia di piedone. Mentre la mia giovane persona aspettava, seduta là, in quell'orribile cabina, aspettando... Su, Max, riprenditi. Ok, ecco, portalo tu. Sarà meglio. Chissà dove lo metteresti tu. Non sono affari tuoi, Sam. È una palla di neve dal vortice misterioso nella stupenda Gallowomp, Washington. Fammi vedere! Guarda! Peccato che sia vuota, avremmo potuto scuoterla. Così? Sì, cos'è quella scritta sul fondo della palla? Adelmo il piedone, tieni duro. Shuvul, l'uomo talpa. Ehi, forse Shuvol si trova al vortice misterioso. Andiamoci prima che qualcosa mi possa distrarre. Sono il docente di questo museo. E allora cosa posso fare per te? Non hai visto per caso una creatura alta 8 metri che risponde a nome di Bruno? Stai parlando di Bruno il piedone?
Sì. Lui e un gruppo di altri piedoni aiutarono a costruire la palla di spago nel 56. Quello che potrei raccontarti... No! Ho sentito abbastanza racconti oggi. Hai visto Bruno recentemente? Non vedo Bruno da circa 30 anni. È nei guai? Questo dipende dalla tua definizione. Mi piace usare quella che parla di echidna spinosa. C'è qualcos'altro che posso fare per voi? Cosa vogliono dire tutte quelle lische di pesce che vediamo volare dalla finestra? Quelle sono le rimanenze della nostra ultima consegna di pesci. Il nostro famoso ristorante girevole procura il pesce fresco tutti i giorni dal mondo dei pesci, a Mosquitoville, nel Missouri. Non mi dire che questa palla è fatta veramente da un unico filo di spago. Proprio così. È il più lungo filo di spago al mondo, circa 46 metri. È tutto per adesso. Ecco, è stato inutile. Sì, come quei moduli della finanza che ritroviamo in posta. Salutare. Per non dire fisicamente improbabile. Muoviti, Max! Ehi, guarda! Quella sì che è una lunga estremità. Peccato che non possiamo raggiungerla da questo lato. Hai sempre bisogno di un lungo pezzo di corda in giochi come questo. Di no. Smettere voi due razza di... Stare a cercare di concentrare. Cosa stai facendo? Stare a usare i miei poteri telecinetici per piegare i miei attrezzi. Perché? Per aiutare me a riparare il meccanismo rotante questo posto. Mi sembra logico. A cosa servono quegli attrezzi malformati? A molte cose, razza di... Come grattare punti difficili. Ogni punto è difficile da grattare per me. Volere voi campione gratis? Certo. Io fare te uno. Essere tutto tuo. Grazie. Bene, arrivederci. Devo usare questo ascensore. Thank you.
è un grande pesce di vetroresina. Cosa succede qui? Cosa succede qui? Te lo dico io cosa succede qui. Sto rischiando la polmonite in questo laghetto. Ecco cosa succede qui. Cosa succede con l'elicottero? Quell'elicottero è la maledizione della mia esistenza. Ogni volta che prendo abbastanza pesci per riempire la rete, l'elicottero scende e porta via i pesci al ristorante Palla di Spago al Central East del Minnesota. Davvero triste. Lo so, è come essere intrappolato in un romanzo di Norman Mailer. Cosa ne sai dei piedoni? La mia prozia Lois sposò un piedone. Perdeva tutto il suo pelo sul divano della nonna Phyllis. Amo tutti i tuoi film, specialmente le prime commedie. Di cosa stai parlando? Oh, scusa, forse ti ho confuso con qualcun altro. Allora, abboccano o no? Oh sì, abboccano abbastanza bene. Nell'ultima ora hanno abboccato un braccio, due dita e il mio naso. Se abboccano di più dovrò fare della chirurgia di ricostruzione. Devi veramente amare i pesci. In verità sono allergico ai pesci. Allora perché lavori qui? Perché sono più allergico alla povertà. Non muoverti. Ecco, così va meglio. Ehi, Max, arrampicati in questo pesce. Dopo di te. Instabile qui. Ehi, Max, vieni qui. Geronimo! Bisogna ammirare la prodezza della trota mentre osserva la preda. Questa è una delle 10 esperienze più liberatorie della mia vita, Sam. Santo Merluzzo. Sono una trota, idiota! Santa trota, ho sempre pensato che fossi fatto di gesso. Cosa facciamo, Sam? Sto pensando. Cos'è quel rumore? Sembra il tuo stomaco quando mangi troppo cibo thailandese, Sam. Te l'avevo detto che avevo un piano. Ehi, Max, ho un altro piano. Forse mi piacevi di più quando eri anenigmistico. Chiudi il becco e salta la ringhiera. Vedi, non era poi così male. Ma che buffate, hosti forivo due? Altre idee brillanti? E se piangessimo come dei bambini?
Galileo si sbagliava. Non credo che fossimo nel vuoto, Max. Ehi, come faremo a riavere la nostra auto? Aspetta. Sam, questo posto fa tintinnare la mia testa. Probabilmente a causa di quella placca metallica che hai nel cervello. Misterioso e controllato da calamite giganti poste sotto il suolo della Terra. Sono stranamente rattristato dalla distruzione spietata di un sacro mito americano. Riprenditi. Va bene. Sam, lui e Max, facciamo fuori i cattivi. E siamo altamente qualificati. Fantastico, amico. Sono Subol, che cosa vuoi da me? Ehi, Sam, guarda. Ecco, quest'acqua imbottigliata è una vera delusione. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Aiuto è il mio secondo nome. O forse è figlio delle stelle. Cosa sai di Bruno? Bruno il pietone? Perché continuano a farmi quella domanda? Bruno e io ci conosciamo da una vita. Ho sempre avuto un rapporto speciale con il pietone. Sento la stessa cosa per gli stuzzicadenti. Sono anni che non penso a Bruno. Permettimi di collegarmi karmicamente con lui. Se proprio devi. Aspetta, sento qualcosa. Vedo roccia rana tra la valle delle luci misteriose e Monte Madrick. Aspetta, amico, Bruno è nei guai. Ci sono come tante voci urlanti di terrore e poi all'improvviso zittite da qualcuno. Mi spiace ragazzi, ma non riesco ad avere una chiara immagine psichica di Bruno. La triste verità è che non sono più riuscito a concentrarmi bene da quando ho perduto il mio anello dell'umore nella palla di spago più grande del mondo. Se riuscite a trovarlo per me, forse potrei aiutarvi. È questo il tuo anello? Fantastico, amico! Avete trovato roccia rana? No, ma non vedo perché trovarla mi farà avvicinare a Bruno. Trovare roccia rana è solo l'inizio, amico mio. Una volta raggiunta roccia rana avrai bisogno dei campioni. Campioni? Giusto, amico. Lo sai, pelo e roba del genere. Tre campioni, spargili su roccia rana, capito mi hai? Mettere il pelo sulla roccia, ho capito. Andiamo, Max. Aspetta, avrai bisogno della mistica polvere dell'uomo talpa. Vorrai scherzare? No che non scherzo, amico. Ecco, te la procuro io. Eccoti. Spargi questa mistica polvere dell'uomo talpa sopra il pelo dopo che l'hai depositato sul roccia rana. Cosa succederà? Qualcosa di meraviglioso. Grazie. Andiamo, Max. What?
La gravità se n'è andata in vacanza e ha perso le valigie. Perderò ben altro tra poco. Mi viene su. Vuoi dire giù? Come vuoi tu. Muoviti, Max! Adesso posso controllare la velocità e la direzione del ristorante con questo cannocchiale montato. È la cosa più ridicola che abbia mai sentito. O forse no. Va bene, ho messo la lente d'ingrandimento davanti al cannocchiale. È una roccia. È la valle delle luci misteriose. È una roccia ed è tra quelle due cose di cui parlava Shuvol. Deve essere roccia rana. Credo che possa vedere roccia rana. Assomiglia affatto a una rana. La mia ingenuità è stata frantumata da questa trappola per turisti. Voglio il rimborso. Non abbiamo pagato nulla. Allora sarà meglio che qualcuno mi dia dei soldi. Grossolano, Sam. Allora? Aspetta. Certo che fa buio presto qui. Non credo sia un avvenimento naturale, Max. Infatti credo che siamo testimoni di una qualche convergenza celeste. Credi che questo farà assomigliare di più quella roccia ad una rana?
Andate a Bumpusville. Questo significa qualcosa, Sam. Di Corroi, dopo tutto. Se mai dovessimo diventare così ricchi e famosi, vorrei che tu mi sparassi, Sam. Sarà un piacere. Wow, è la settimana del cambio mostruoso. Accade tutte le domeniche. Domeniche? Domeniche. Ok, mi sono ripreso dallo shock adesso. Io no, ma sono sicuro che la mia gentile innocenza sopravviverà. Non voglio affaticarmi. Cosa stai facendo? Stai indietro, amico, ed osserva la mia magia. Hai trovato quello che volevi sapere? Forse. Mi sono perso un po' nel capitolo sul malfunzionamento. È una guida operativa di droidi di manutenzione macro-hard. Ritratto di John Muir. Dimmi, Sam, chi è questo John Muir? Chi è John Muir? Ehi, ragazzi, questo tonto non sa chi è John Muir. Stai scherzando! Che idiota! Che imbecille. Sam, le teste degli animali morti mi stanno parlando. Dove? Lassù! Allora? Ma... Non dovresti dire le bugie sugli animali morti, Max. Ma... Non infastidirmi, sto ammirando il ritratto di John Muir. Ma chi è John Muir? Vuoi davvero saperlo? Se smetti di parlare, certo. Va bene, su ragazzi! Lo vedi quel tizio sul muro? Di animo nobile e puro. Gli animali tutti amava! Differenza nessuna covava. Nessuno mai l'ha sorretto. E questo è poco, ma certo! Bumpusville è fiera di presentare al maestro della melodia, il re del country, Mr. Entertainment, Corroi Bumpus! Odio il cabaret. I remember my childhood in Brighton, when dear old dad would bounce me on his knee. He'd say, son, there ain't nothing as exciting as exposing beasts to inhumanity. That's why I'm happy to be king of the creatures. I'm proud to be the lord of the all.
Oh, I love collecting things with grotesque features. It makes me feel like some Chaldean god. Oh, I trapped my first tiger before I could speak. Killed me a bear when I was free. And now with this Bigfoot and giraffe neck freak, I finally have a full menagerie. Hit it, boys! That's why he's having me here in Botswana, just to be the czar of the czar. None of us can be where we are one of. Oh, it's tough to be a country western star. Grazie, grazie. La vostra attenzione, prego. Corroi Babbus ha lasciato l'edificio. Oh no! Cosa diavolo sta succedendo qui? Aia! Mi dai solo... Smettila! Aiuto! Yeah! E non tornate più! Adesso che ho letto quel manualone, posso muovere il robot così. Davvero impressionante. Quello è niente. Osserva questo. Aiutatemi, Sam e Max. Siete la mia unica speranza. Atto gratuito. Scusa. Questo potrebbe essere più utile. Non credo che quel piccolo robot carino voglia seguire la sua nuova programmazione, Sam. Non credo di avergli dato una piccola scelta carina. Ecco che va. Sono incandescente di aspettative. Mi sembrava di sentire una strana puzza. Cosa sta succedendo? Molto pavloviano. Certo che tu dovresti saperne qualcosa. Ancora a capire cosa succede. Allora? Sono il maestro delle chiavi. Viene fornito con una pianificazione dentale? Non so cosa intendete fare voi due bestie, ma vi voglio fuori di qui adesso!
Grazie. Allora, torniamo al Luna Park. Sento un certo conflitto morale nel riportare Bruno al Luna Park. Andiamo, pezzo di lardo! Stagli lontano, un razza di malfattore. Non sono un malfattore, sono un lagomorfo. Guarda, non torno al Luna Park e sono in ritardo per una festa. Oh sì, la festa dei piedoni. Dove la fanno? All'Osteria Giungla Selvaggia di Evelyn Morrison, nella pittoresca Half-Life, nel Nevada. Piedoni... E le loro ragazze? Soltanto... Andiamo. Questo posto è tichificante. Tichificante? Sì, mi sento immerso nella cultura indigena. Spero che questo posto abbia quelle autentiche bevande selvatiche con quell'autentico gusto frizzantico. Sei Evelyn Morrison, famosa stella del cinema serie B. Sì, sono io. Ho visto tutti i tuoi film. Il mio favorito era Terrore e robot dall'oltregalassia. È per caso quello dove l'alieno dice Lamdo Barretanimno? No, quello era Vampira in prigione. Oh sì. Vorresti avere l'autografo di Evelyn Morrison? Veramente vogliamo solo fare qualche domanda. Evelyn Morrison è sempre disponibile per le interviste. Hai avuto dei problemi con i piedoni? Evelyn Morrison ha sempre lavorato bene con le creature grottesche della notte. Quindi vuoi dire no? Per caso, non hai visto da queste parti un cantante country e western, un tipo bassotto, introverso e pazzo come un cavallo? Se vuoi dire Conroy Bumpus, Evelyn Morrison l'ha fatto cacciare dal locale qualche ora fa. Perché? Stava importunando gli ospiti di Evelyn Morrison. Tornerò più tardi. Evelyn Morrison sarà qui. Nel frattempo, perché non prendi alcuni di questi dépliant? Hanno l'autografo di Evelyn Morrison sopra, rendendoli oggetti altamente richiesti. Grazie. Odio quando mormori, Sam. Sembri una torre ad alto voltaggio. Questi sono dépliant per il Parco Nazionale del Pozzo di Catrame da dinosauro e del Salto in Naso a Monte Rushmore, nel Dakota del Nord, e un posto chiamato il Museo delle Verdure Famose, a Gott River, nel Texas. Forse mi piaceva di più quando mormoravi. Melanzane Conroy Bumpus rese. Suppongo che i suoi 15 minuti di fama siano scaduti. Che diamine è questo? Non è ovvio. Produco verdure nelle forme di famose celebrità. Per una piccola somma potrei produrle da una foto. Oh, avrei indovinato la seconda volta.
Cosa ti ha ispirato quella serie di teste di corroi laggiù? Beh, stavo provando un nuovo ormone per la crescita di alcuni dei miei personaggi più distinti quando mi accorsi che non andava bene. Adesso non riesco a fermarlo. Continuano a crescere in quel modo, con grosse protuberanze in cima. Assomigliavano a Conroy Bampus, quindi ho fatto una svendita speciale. Beh, ciao. Cosa ne dici di questo? Il famoso naturalista John Muir, eh? A me sembra una zucchetta. Potrò farlo, ma ci vorrà del tempo. Tornate più! Sono un paio di bricabrachiasauri. Ehi, Max! Ehi, cosa? Ho un lavoretto per i tuoi potenti incisivi. Cosa? Vedi quel mammut peloso? E allora? Non fare il finto tonto e comincia a masticare. Adesso abbiamo più pelo di mammut di quanto ne avremmo bisogno. Inoltre abbiamo imparato un'importante lezione. Sì, i mammut pelosi morirono di vergogna. Salve, mi chiamo Rex, certo lampuono. Durante il periodo giurassico era... Molto informativo. Molto informativo. Non posso portarlo ovunque. Finalmente abbiamo il dente! Tutto il dente? Nient'altro che il dente!
questo posto evoca un senso di meraviglia. Devi proprio meravigliarti. Sei tu la responsabile qui? Io? Sono la campionessa olimpica di salti in naso e conosco tutto sull'argomento, io? Salti in naso olimpico? Sembra abbastanza convinta. Cosa devo fare? Essere importante, impadronirsi dei principi. Prendi una cinghia di sicurezza dietro quel piccolo parafento là. Una volta indossata è importante saltare dalla tavola verso il pozzo di catrame sotto. Ma sono sicura che un tipone peloso come te non avrà nessun problema, Nain. Sì, sembra facile. Piuttosto pericoloso, direi. Ciao! Auf Wiedersehen, carino! Smettila! Allora, cosa ne pensi? Tu stare proprio bene! Oh, stai indietro! Ti potrebbe saltare addosso! È un pericolo che affronto tutti i giorni. Allora, Max, cosa ne pensi? Un vero 007. Sei sicuro? Il vecchio Clint sarebbe un attimino nervoso. Ma su, sbrigati! Comincio a pensare che tu stia perdendo tempo. Clint! Baby! Chi sta perdendo tempo? Sto solo aspettando che il mio amico venga qui a godersi questa spettacolare veduta. Ai Gables, ai New Age, ai Irezzo. Sa un po' di jazz. Andiamo. Ferma! Cosa c'è? Solo ai piedoni e alle loro ragazze è permesso entrare nella sala del convegno. Fantastico, davvero fantastico. Sono debitore. Non avevo nessuno da chiamare. Chiama me! Dovresti diventare cellulare. Sono pixulare, è meglio di cellulare. Questa è brutta, Max, davvero brutta. Chi se ne frega, sono carino. Mamma mia. Suppongo che possiamo provarlo.
capisco quello che volete fare, ma dovrete fare un costume migliore. Adesso il costume è coperto di catrame. Adesso abbiamo un costume di chi cammina sui trampoli coperto di catrame e finto pelo di mammut. Va bene, ho piazzato il parrucchino di Bampus sul costume di chi cammina sui trampoli. Suppongo che possiamo provarlo. Ehi, quello sì che è un gran bel costume da piedone. Con quello vi faccio entrare. Sembra che stia accadendo qualcosa di importante qui. Centinaia di anni fa, cominciavamo a capire che il nostro tempo stava scadendo. Eppure eravamo sordi agli avvertimenti della dannazione imminente. L'apparente lentezza dell'insediamento del genere umano, con tutti i suoi stili di vita, sembrava un problema distante e vago. Un problema che solo le future generazioni degli Yeti dovevano risolvere. Ci siamo comodamente rilassati, ignorando il nostro intimo che ci chiamava all'azione. La tradizione e lo status quo erano le nostre scuse per la compiacenza. La certezza non solo di perdere il nostro stile di vita, ma forse anche le nostre vite. E la fine della nostra intera razza sta ora diventando una realtà. Una realtà che non possiamo più scegliere di ignorare. Come si è verificato, gli umani e la loro tecnologia si stanno muovendo più velocemente di noi. Molto più velocemente di quanto pensavamo. E quindi adesso affrontiamo l'ultima crisi. Se non ci riuniamo, non solo sperando in un cambiamento, ma abbracciando il cambiamento non solo con i nostri cuori e le nostre menti, ma con le nostre azioni, ci ritroveremo condannati, condannati all'estinzione. Allora, torniamo alla musica. Bene, bene, bene! Un biedone, È un po' magrolino! Prendere un biedone con due piccioni è meglio di una fava, Learvi! Scusa, capo! Non ci pensare, vecchio mio! Adesso fai il bravo, prende l'autobus e vai a prendere la rete, Sì, signore, signor Bampus! C'è qualcosa che dovresti sapere, Bampus. Ancora tu! Ho lasciato la rete a Bampusville! Scordati la rete! Ci vestiremo da piedone! Perché? Così possiamo infiltrarci tra le loro file, imparare i loro modi e farli fuori a piacere! Oh! E niente passi falsi, cagnaccio! Sì! Ehi, Max, perché non ti rendi utile? Che divertimento. Adesso le generazioni future potranno godere dei suoi trilli atonici. Ci sono rimasti dei gamberetti fritti qui? Chi siete? Siamo la polizia privata. Abbiamo appena salvato il tuo cibo collettivo. Davvero? Allora suppongo che sarebbe ok se vi facciamo capi onorari. Venite da questa parte. Posso avere la vostra attenzione, per piacere? È nostra tradizione permettere solo ai piedoni e alle loro ragazze di entrare in queste riunioni, ma questi due si sono dimostrati degni della nostra gratitudine e fiducia. Queste sono persone ingenue. E così concedo loro il titolo di capo onorario dei piedoni. Quindi lasciateli in pace. Tutto qui. Capo onorario dei piedoni. E i soldi? Non vogliamo soldi dai piedoni, Max. Probabilmente non è altro che corteccia d'albero o roba simile. Lo so, ma è questione di principio. Adesso potrete girovagare intorno senza preoccupazione per la vostra salute. Ehi, grazie.
Ma non ci pensare. Seguitemi. Poiché vi siete dimostrati amici degli Yeti, vi ho portato qui per condividere il nostro segreto più grande. Questi grandi pali totem sono stati presi da tutto il mondo e sono passati da generazione in generazione ai nostri piedoni. Come la torta alla frutta. Crediamo che custodiscano la risposta della nostra salvezza, ma il segreto della loro esistenza è un enigma che non riusciamo a scoprire. Roba pesante. Proprio come la torta alla frutta. Davvero pesante. Bruno. Come la torta alla frutta. Perché non sei alla festa? Chi può divertirsi mentre il mondo sta cadendo a pezzi? La maggior parte dei tuoi fratelli pelosi. Apparentemente. Te l'avevo detto che non era una buona idea correggere il punch. Pensavo che li avrebbe fatti slegare un po'. Non mi meraviglio che stiamo rischiando l'estinzione. Va bene ragazzi, ecco la situazione. Il modo di vivere del piedone sta rapidamente affondando. Questi pali totem potrebbero salvarci, ma... 1. Non sappiamo cosa significano. 2. Molti di noi hanno festeggiato troppo invece di cercare di scoprirlo. E 3. Noi piedoni abbiamo qualche problema ad operare in pubblico. Non so se rendo l'idea. Solitamente non vi chiederemmo aiuto, ma siamo disperati. Ecco, è così che ci danno da mangiare allora? Fantastico! Perché non incominciate subito sui pali? Io andrò alla vasca calda. Cos'è questo? Un tipo di tornado? Odontoiatria. Il patrono dei piedoni. Sembra un ritratto prima e dopo. Dov'è la mia verdura, John Muir? Ecco, ragazzo, una zucchetta che assomiglia a John Muir. Grazie, signora. Grazie, ciao. Non credo che il punteruolo del ghiaccio possa togliere il tappo. Troppo tardi. Muoviti, Max! Potresti piegare questo? Certo, faremi vedere... Come andare? Fantastico! Sembra che abbia tolto il tappo. Facciamo un brindisi al disarmo nucleare? Con questo veleno. Non essere cretino. Così sembra aver tappato la palla. Thank you.
Possiamo provare il vortice? Entrate pure, ciò. Energie pseudomistiche del vortice misterioso. Speravo che capitasse qualcosa del genere. Ehi, Capino, credo di aver scoperto quello che significa uno di quei misteriosi pali totem. Un autentico dente di dinosauro. Pensavo che potesse trattarsi di una cosa del genere. Ha detto autentico? Credo che abbiamo scoperto il segreto di uno dei tuoi pali totem. Sorprendimi! Una combinazione di inventiva, di uomo e natura. È già diventato brodo? Signor Capo, abbiamo scoperto qualcosa che potrebbe legarsi con i tuoi pali totem. Davvero? Che cos'è? Crescita dei capelli, tonico di capelli pieno di risorse. Ci piace semplicemente rubare i cuscini. Credo di aver capito uno di quei pali totem. Fammi vedere. Vortice portatile, buona idea. Lungi da me avere delle buone idee. Bene, dovrebbe essere tutto, giusto? Non succede niente, Sam. Come va la storia, vecchio mio? Non lo so, sono sicuro che avete indovinato gli ingredienti, ma... Oh sì, certo, come sono sciocco. Cosa? Per fare funzionare la magia ci serve un sacrificio di sangue di piedone. Sarebbe un peccato perdere una di quelle creature pelose, non credi? Aspetta, ho un'idea e non richiede esplosivi sofisticati. Aspetta qui.
Mentre è via, vado a vedere se uno dei piedoni si vuole sacrificare per il bene più grande. Quello sì che era un gran pezzo impressionante. Direi piuttosto distruttivo. Arrivederci, Sam e Max. Non so come farò mai a ringraziarvi. Quindi non lo farò. Cosa farete tu e Trixie? Tornerete nella foresta per vivere insieme un'idillica esistenza naturale? Certo che no. Andiamo a Las Vegas per sposarci. Se non è stata censurata nel frattempo. Vogliamo andare in qualche posto dove potremo inserirci. Vivere le nostre vite. Forse avere dei figli. Addio a tutti. Addio, razza di uomo bestia primitivo. Voi ragazzi dovreste essere fieri di quello che ci avete permesso di fare qui oggi. Vuoi dire la totale distruzione dei simboli della civiltà moderna negli Stati Uniti occidentali? Certo che lo siamo. Vinciamo un premio? Ecco, perché no? Questo medaglione ha fatto parte della mia famiglia per generazioni. Indossalo in buona salute. Grazie, capo. Max adora il sentimentalismo a buon mercato. Bontà al cioccolato coperta di stagnola. Cosa c'è, Sam? Non credo che il mago abbia qualcosa per me in quel sacchetto. Ecco, potrei darti il mio copricapo rituale che ho comprato da Snacky la settimana scorsa. Apprezzo il pensiero, ma ho già un cappello. Ecco, va bene anche quello. Addio, Sam e Max. Ricordatemi, anche se la notte è buia, l'alba arriverà per disturbarvi. Buona giornata. Mi mancherà quel vecchio furfante. Mi mancherà la sua puzza che sapeva di lettino di criceto, proprio come quello del nonno. Ehi, ci siamo dimenticati di prenderci la paga. Non preoccuparti, vecchio mio. Ho tutto sotto controllo. Spero tu sia felice. Con quei cretini che indagano, probabilmente non vedremo mai più Bruno. Su, rilassati, Burn. Ehi, sono tornati. Avete trovato Bruno? Certo. Bruno. Come faremo a ripagarvi? Quelle vostre facce sbiadite sono l'unica ricompensa che ci occorre. Quello ed un grosso assegno. Vi accontentereste di 3.000 biglietti per lo ski ball? Forse. Andiamo, Max. Lo sai, Max, continuo a pensare che abbiamo stupidamente manipolato i fragili meccanismi interni di questa piccola astronave che chiamiamo Terra. Mamma mia, Sam. Se si devono annientare centinaia di anni di civilizzazione per assicurare che un gruppo di puzzolenti creature subumane abbiano un sicuro rifugio per il loro disgustoso stile di vita, che sia fatto. Mi fai morire, amico mio. Burl, ma Bruno le ha sempre avute quattro braccia. Thank you.